Allora è tempo di concentrarsi e cominciare a fare qualcosa. Metto qui tutte le mie cose. Oh no, ho finito la tempera rosa! Potrei giurare di averla appena comprata. Vabbè, almeno il giallo. Ah no, ho finito anche il giallo. Cavolo! Ah, che peccato! Vuoi dei dolcetti per tirarti su di morale? Certo, perché no? Wow! Che casino! Sta piovendo caramelle? Accidenti! Beh, non me l'aspettavo proprio questa. Ehi, guarda la mia acqua! Le caramelle l'hanno trasformata in un verde lime! Eccezionale! Sembra quasi che sia radioattivo o qualcosa del genere, giusto? Se delle caramelle hanno fatto tutto questo, pensa a cosa possiamo fare con altri colori. Se hai un vassoio vuoto come questo, prova a creare la tua tavolozza di colori usando delle caramelle. Dopo aver aggiunto delle caramelle, spennella dell'acqua proprio così. A che serve comprare materiali specifici quando puoi utilizzare le tue caramelle preferite? Wow, queste ragazze sono ispirate da loro stesse! Questo va proprio incorniciato? Ho fame! Ehi, Kevin! Fammi avere le tue caramelle dalla tua scorta segreta! No, non oggi, mi spiace! Sei così avaro, dammele! Vieni da mamma, mia dolce caramella! Fammi vedere come ci sei riuscito! Bene, tutto è cominciato quando ho visto una gigantesca ciotola di caramelle! Wow! Ho pensato di essere morto ed ero finito in paradiso! Prendi una striscia come questa e tagliala al centro ad angolo. Sul lato pratica un piccolo foro. Metti da parte, poi prendi una lama retrattile come questa e rimuovi il fondo. Fai scivolare via la lama e sostituiscila con la striscia zuccherata che hai appena tagliato. Una volta che lo hai inserito, fissa nuovamente la parte inferiore. Beh, adesso invece di una lama retrattile avrai una deliziosa caramella a comparsa. Ehi, sai che sto pensando? È tempo di battaglia. Caramelle già belle, falle zucchero! Ehi, ma che cavolo stai dicendo? Ah, la tua bacchetta magica non può competere con la mia sciabola. Mannaggia, ma meno male che ne ho una anche io. Aspetta, Kevin, ma stai bene? Stavo solo scherzando. Ok, ragazzi, questa lotta vi sta davvero sfuggendo di mano, non credete? Sì, ecco, vedete? Ora che la prof se n'è accorta. Aia, è tutta colpa dello zucchero. Ma io ne voglio ancora. Troppo buona. Ehi, se una ragazza deve fare uno spuntino, una ragazza deve fare uno spuntino, giusto? Oh, dolce cioccolato, quanto mi sei mancato. Qualcuno può risolvere questa equazione? Chiunque? Lily, perché non ci provi? Sembra che quel morso dovrà aspettare. Stupida matematica, sempre a intralciare il divertimento. Lily non sa che probabilmente avrebbe dovuto mettere via i cioccolatini. Sì, Kevin li ha visti. Non si accorgerà se ne afferra un pezzettino, no? Kevin, togli le mani dal mio cioccolato! Mi stavo solo assicurando che fossi al sicuro, tutto qui! Le mie mani sono impegnate a scrivere, vedi? Ti osservo, mio caro! Beh, quello non ha funzionato! Forse mi limiterò a riordinare alcune cose per coprire le mie tracce. Vedi? Se lo tagli in questo modo, sembra che tu non abbia preso nulla. Geniale, non è vero? Sì, non saprà mai che ho preso un pezzo. Sta tornando! Fai finta di nulla! Accidenti, quell'equazione era una scemenza. Non hai preso il mio cioccolato, vero? Che cosa? No, certo che no! Beh, è meglio che non guardi troppo da vicino o si accorgerà. Fare uno spuntino di nascosto può essere complicato. Cos'era? Oh, niente, sto solo seguendo questa bellissima lezione. Accidenti, ci è mancato poco. Faresti meglio a stare attenta, Lily, non esagerare. Ma stai mangiando qualcosa? Eh? Te l'ho detto, si mangia a ricreazione, non qui. Dio, Dio alle tue delizie, Lily. Accidenti, ma adesso che cosa mi rimane? Per questo trucco prendi una pila di post-it e disegna un grande quadrato in cima. Ora prendi il taglierino e taglia in profondità lungo le linee. Dopo aver eliminato la parte nel mezzo, continua fino a quando non arrivi a metà pila.
E ultimo, ma non meno importante, prendi le tue caramelle e mettile dentro. E non dimenticare di coprire tutto. Ora, quando hai voglia di mangiare in classe, mantieni la calma e lascia che i tuoi post-it salvino la giornata. Finalmente è l'ora di pranzo. E questi hot dog sono perfetti. Accidenti, mi sono dimenticata di prendere da bere. Posso averne un sorso, Lana? No, sai che non condivido i germi. Ehi, ma la professoressa Appleby sta venendo qui! Adesso è il momento giusto per fare un piccolo scherzo a Lana per non aver condiviso niente. Wow, e chi si aspettava una reazione così esplosiva? Oh, sono tutta coperta da questa roba! Ah, Sofia, faresti meglio a scappare, perché se ti prendo... Ti ricordi di questi dalla scuola elementare? Ecco come puoi ancora divertirtici. Prendi un piccolo pezzo di plastilina e taglialo in un quadrato con un taglierino, proprio così. Una volta che hai un quadrato perfetto, prendilo tra le mani e modellalo delicatamente per renderlo più liscio attorno ai bordi. Vedi? Adesso mettilo in un involucro di una gomma vuoto, proprio come questo qui. Oh, quanto vorrei un pezzo di gomma! Fragola, la mia preferita! Ehi, che cos'hai qui, Amy? Wow, sei così brava! Ehi, ti dispiace condividerne un pezzettino? Ma certo che sì, che cafona che sono stata! Ti sei mai chiesta che sapore abbia la plastilina? Beh, lo scopriremo presto! Oh, ma che cos'è? Ma che cavolo è? Che diavolo c'ha questa gomma? Ah, ma che schifo! Un altro giorno, un'altra lezione di arte. Ma il fatto che tu abbia le mani impegnate non significa che non possa mangiare qualche dolcetto. Ma il bello delle caramelle è che più le condividi, meno te ne rimangono. E Lana è così concentrata su quello che sta facendo che non vede che Sofia si sta finendo tutto. Sì, molto bello. Ehi, dove sono finiti gli Skittles? Sofia! Come hai fatto a mangiare così in fretta tutto? No, adesso basta, sai cosa? Mi vendicherò. Guardate e imparate, amici. Prendi una palla di argilla e togli un pezzetto come questo. Strofinala sul palmo per uniformare i bordi. Adesso mettila da parte. Con un po' di vernice disegna una S sull'argilla. Sembra familiare, vero? Crea diversi pezzi di colori diversi e avrai un sacco di Skittles. Questo qui insegnerà a Sofia a non prendere le mie caramelle. Sì, ne ancora! Non si accorgerà se ne prenderò qualcuna, giusto? Ma che cos'hanno? Fanno troppo schifo! Che dite? Avrai imparato la lezione? Ti senti particolarmente malvagio durante il periodo natalizio? Allora ti piacerà il prossimo scherzo. E tutto ciò che ti servirà è una cipolla. Basta sbucciarla e infilarla su un bastoncino di legno e immergerla nel cioccolato. Sì, hai indovinato. Questa è una cipolla candita mascherata da mela candita. E adesso il tocco finale? Oh sì, mi sa proprio che posso venire stasera. Sai cosa? Mi sa che dovrò richiamarti, va bene? Cosa diavolo sta facendo, Justin? Beh, sembra che Lana stia per rovinargli i piani. Ah, ecco gli Sprinkles. Adesso sì che sembrerà vera. Wow, sono io o quella cipolla sta cominciando a sembrare molto buona? Anche Justin è tentato di darle un bel morso. Justin è qui e vi ha portato un bel dolcetto, ragazze. È una mela candita, quando le hai prese? Oh, grazie, Justin. Io non lo morderei se fossi in te, Lily. È cipolla cruda, vero, Justin? Perché non la mangi tu? Oh, beh, è arrivato il momento della vendetta. Ok, proviamo, va. Ti servirà un sacco di gomma per aiutarti a mandare giù quella roba. E anche dei fazzoletti per asciugarti le lacrime. Basta, ho deciso, non farò mai più scherzi, lo giuro. Non l'ho mai visto piangere così prima d'ora.